pudore. Salve gente! E benvenuti in questo nuovo video! Dove siamo? Io e David! Come potete vedere, bestemmio in 5 lingue diverse. Mi sta mannate tutti i colori. Allora, siamo partiti da Castello per andare a fare un sopralluogo, anzi più sopralluoghi, quindi 4, e tra cui un cimitero, un castello, una terma abbandonata e un'altra roba. Ah, e un paesetto abbandonato. E praticamente credo che Roberto, è colpa di Roberto, questo ci ha mandato un colpo. Come che Roberto oggi non poteva venire con noi per i sopralluoghi e l'investigazione, che forse faremo anche l'investigazione notturna, ma visto non lo so. Mettete il cappello che ti squagli su poco il cervello che ti è rimasto. Oh porca troia, io sentivo una puzza di gomma. Dico, ma che è San Pesta? Sarà le fabbriche che intorno, lì c'è Carlini Gomme. Oh, c'è Carlini Gomme. C'è poco da ridere, perché mi pare che pure quella davanti a sinistra è bella che andata. Ma che cazzo stai di dona ai paccati? Tu guarda, mi pare che quella davanti a sinistra è pure bella che andata. No, 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 che cazzo stai a dire? No, no, affanculo, mi hai fatto più un colpo. Fortunatamente non è come dice lui, c'è da gonfiarla, ma te prima di partire le gomme l'hai da gonfiare o no? L'hai da controllare, ma porca puttana. Comunque niente, l'avventura già è cominciata malissimo. Dopo comunque là c'è il gommista, perlomeno vende le gomme. Dove che siamo? Siamo uscendo all'autostrada Ascoli. Ascoli Piceno? No, non dimmi dove stiamo andando, che dopo è una sorpresa. Praticamente all'uscita dell'autostrada Ascoli Piceno, purtroppo c'è stato questo problema. Non dimo niente a nessuno per il momento, perché dopo magari vedranno il video, no? Vai, ti pigli una bottiglia d'acqua? Hai svitato una vita e ti pigli una bottiglia d'acqua? Ah, i guanti, certo. E poi due non svitare, no? Due non svitare. Io sono l'assistente videomaker, lui è il lavoratore naturalmente. Guardalo, guarda. Ma l'hanno tirate ste gomme? Pare che manco l'hanno tirate sti dadi. Ai, Ezio, se c'ho la mia te ho bruciato. Mamma mia, che festa di gomma. Praticamente hai mangiato tutta la spalla. Sì. Pensa da quant'è che c'è cammini, sta buono, buono, fermo.
Levai il T4? Eh? Sì. Levai il T4? Sì, uno, due, tre, quattro. A posto. Si è scaldato, no? Oddio. Toccavo pure il freno? No. E dopo io si è bucato se qualcuno me l'ha sgonfiato, cioè se capito? Se qualcuno mi ha fatto un dispetto. Boh, intanto monta questa. Sì. Ma in teoria questa non ce l'avrei ai dati sua. Sto guardando, questo mi pare che c'è di tanto. Non è la macchina mia, questa è di mamma. Non è diventata la tua? Diventata. Apri un po' con le cassette lì. Questa lì blu. Questa? Sì. Ma già è arrivato a fine corsa? No. Il dato è arrivato a fine corsa? No, ancora un altro dopo andiamo, non è che adesso voglio provare. No, ti ricordo che questo è routine. Eh? È routine, sì. È routine, non c'è, cioè, se può fa più di tanti chilometri. 80. No, 80 km orari. Ah, certo. Adesso è giusto per fermarsi da qualche parte, perché siamo proprio in mezzo alla superstrada. Prova a tirarli a X. E tanto adesso deve andare dentro un po', sicuro. Quello... No, no, non tirarli. Ecco, adesso tira quello di là, a destra. Sì. Sotto, sopra. Proprio che arriva a toccare, capito? Non al palla del fuoco. Ecco, infatti adesso è indrizzata. Ecco, adesso tiri qui e sotto. No, finché lo dentro bene, sa chiave. Eccoci. A posto. Faccio pure a quell'altro. Magari se allenti un po' il crick è meglio. Un altro po'. Ok, buono, adesso finisce la tira. A posto. Dua. La sicurezza non è mai troppo. Porco Dio, guarda. Non bestemmia. Vabbè, ce lo vuole, eh. Ce lo vuole, un bel peccato, però. Io ne penso che se torni a posto, viene via 10.000. Ricordi quello che è successo. A posto, gli abbiamo fatto. Grazie Roberto, grazie Davide da Roma per l'aiuto. Sempre.
è per colpo che ci avete mannato. Guarda, questo sicuro ci hanno mannato un corpo, eh? Tu ti chiedi no? Quindi niente, un bel like per David Leggenda. Ci saranno una serie di diversi video, quindi buona visione a tutti e ciao! Saluta David! Niente, tira più a destra? No. Destra di cazzo. Comunque volevo dare un PS, un po' scriptum, di portasse sempre dietro una bomboletta per gonfiare le gomme. Quelle che si compra a qualsiasi supermercato a 3,50 euro, perché per una sicurezza, diciamo, a parte prima di tutto controllare sempre olio di freni, acqua, liquidi, gomme, prima di partire da fare un viaggio. E ovviamente te non hai controllato un cazzo. Però a prescindere, una bella bomboletta per gonfiare le gomme fa sempre comodo dentro la macchina. Confermo. Sempre a 3,50 euro, so, i 3, quando vi succede le cose come questa, so, i 3,50 euro spesi meglio della vita vostra, quindi a posto.